Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi prendiamo in considerazione un libro scritto dal professor Paolo Ricca, già docente presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma, persona che è molto come dire, preparata su tanti temi legati alla teologia e all'ecumenismo, e il libro, l'ultimo libro che Paolo Ricca ha scritto, ha per titolo «Dal battesimo allo sbattezzo, la storia tormentata del battesimo cristiano», edizione Claudiana, Torino. Allora, professor Ricca, intanto grazie per essere in nostra compagnia, prima di tutto. Grazie a voi. Dunque, una storia tormentata, perché l'ha definita una storia tormentata quella del battesimo cristiano? Perché fin dall'inizio si può dire, non proprio il primo secolo, ma già nel secondo secolo, il battesimo è diventato un tema controverso nella Chiesa e ha suscitato dei veri e propri scismi, nel senso che, ad esempio, i donatisti, questi cristiani diciamo radicali, diffusi soprattutto in quell'area intorno a Cartagine e in generale nella Africa del Nord, loro ribattezzavano i cristiani che appartenevano alla grande chiesa, come si chiama, e volevano entrare nella loro comunità e ribattezzavano questi cristiani, cioè in qualche maniera ripetevano il battesimo perché ritenevano che quello ricevuto nella grande chiesa non fosse buono, non fosse valido, e inversamente un grande vescovo, anche martire tra l'altro, come Cipriano nel III secolo, sosteneva la stessa tesi all'incontrario, cioè sosteneva che i battesimi celebrati nelle comunità donatiste, come si chiamavano, non erano validi per la grande chiesa, e quindi se un cristiano battezzato in una comunità donatista voleva entrare in una comunità della cattolica della grande chiesa, doveva essere ribattezzato. Dunque, tormentato perché quel sacramento, se vogliamo chiamarlo così, o comunque questo ordinamento che Gesù ha proposto e anche comandato alla Chiesa cristiana, che dovrebbe essere il vincolo dell'unità di tutti i credenti in Cristo, in realtà nella storia della Chiesa è diventato un motivo di controversia, di polemica e di vera e propria divisione. Ecco, lei nel libro affronta questo tema ampiamente, ma prima di entrare nel merito proprio di queste divisioni, il primo capitolo lei lo dedica proprio alla testimonianza che noi ne troviamo nei Vangeli, nel Nuovo Testamento. Però vorrei chiederle, in realtà non è Gesù che ha inventato, tra virgolette, il battesimo, già Giovanni il Battezzatore appunto lo praticava, sì. E forse era qualcosa che veniva un po' da lontano, cioè quali sono le origini appunto di questo rito? Beh, le origini non si conoscono. Non si sa, eh? No, non si conoscono naturalmente, perché si trova praticamente in tutte le religioni, in una forma o nell'altra, naturalmente nel cristianesimo ha acquistato un valore, un significato particolarissimo che poi vedremo nel corso di questa intervista, mentre ad esempio il battesimo di Giovanni Battista è un battesimo, come si dice, di pentimento, come lo dice lui stesso, di pentimento per avere trasgredito i comandi di Dio, gli ordini di Dio, eccetera, e diciamo ritornare a Dio. Invece, naturalmente, nel cristianesimo il battesimo acquista un significato nuovo, completamente nuovo, anche rispetto a quello di Giovanni Battista, e cioè il significato di una morte e risurrezione
nella morte e risurrezione di Gesù, cioè la novità cristiana è l'innesto di tutta la tematica battesimale nella croce e nella risurrezione di Gesù. Io vedo che lei prende in considerazione vari, il Vangelo di Giovanni, poi gli scritti di Paolo, gli Atti degli Apostoli. Ecco, nei Vangeli, se non sbaglio, si dice che Gesù non ha mai battezzato, ma faceva battezzare i suoi discepoli. C'è un motivo per cui, Gesù non praticava lui stesso il battesimo? Ma il motivo non è spiegato. Infatti. Però possiamo presumere facilmente il motivo. La comunità cristiana voleva segnalare in questo modo che Gesù non era semplicemente un Giovanni Battista redivivo. Giovanni è il precursore del Messia, Gesù è il Messia nella fede dei primi cristiani, per cui si capisce che loro vogliono porre Gesù su un gradino diverso da quello del Battista. Se il Battista si caratterizzava appunto per chiedere agli ebrei di battezzarsi, facendo loro capire che avevano raggiunto nella loro devianza, avevano raggiunto il livello dei pagani, perché il battesimo era già una pratica ebraica riservata ai pagani che diventavano ebrei, volevano diventare ebrei, e per liberarsi del loro paganesimo venivano battezzati. Quindi c'era il battesimo prima di Giovanni Battista nell'ambito della comunità ebraica, e quando Giovanni Battista chiede degli ebrei di battezzarsi, praticamente è come se dicesse: voi siete allo stesso livello dei pagani. Quindi una pratica che era ben conosciuta, non era una sorpresa per gli interlocutori di Gesù prima e dei suoi discepoli dopo. Anticipo però una domanda, che ci porta ai nostri tempi. È ancora così importante questa pratica del battesimo? Qualcuno potrebbe dire: aveva una sua funzione in un altro ambiente, in un'altra cultura, ma oggi non basta semplicemente un po' come fanno i musulmani, no? Cioè delle affermazioni in cui uno dichiara la propria fede in Gesù Cristo e basta, insomma. Perché il battesimo? No, ma un momento, ma i musulmani sono circoncisi. Ecco, certo, quindi anche lì c'è un rito importante, certo. Sì, è un rito importante perché è il segno del patto, e questo è anche nel cristianesimo, l'appartenenza. Ora, lei ha ragione, con questa domanda è giustificata proprio perché oggi tutto si è molto allentato, e soprattutto il tema delle appartenenze è molto liquefatto, per adoperare una parola di moda, è molto liquido, è molto rarefatto il senso della appartenenza, ma non era così nell'antichità. La circoncisione segnalava e segnala ancora oggi per ebrei e per musulmani l'appartenenza al patto di Dio con il popolo, e il battesimo svolgeva e teoricamente dovrebbe svolgere oggi la stessa identica funzione. Dunque l'appartenenza al patto, l'appartenenza alla comunità di Dio, al popolo di Dio, questo è il significato del battesimo. Quindi sotto questo profilo, certo, se uno non apprezza queste cose, per lui il battesimo è più una o meno cosa strana, irrilevante, certo. Però guardi, c'è un altro punto da segnalare, cioè la sua domanda mi suggerisce un'altra considerazione, è che effettivamente nella grande tradizione cristiana si è talmente abusato del battesimo che
lo si è svilito, lo si è svalutato, praticamente equiparandolo a una sorta di anagrafe, come lo iscrivi al comune, perché nasce così, lo iscrivi alla Chiesa attraverso il battesimo, ma senza che questo implichi nulla di fondamentale. Siete all'ascolto di Sfogliando il giornale e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al professor Paolo Ricca, autore del libro Dal battesimo allo sbattezzo, la storia tormentata del battesimo cristiano, edizione Claudiana Torino. E a questo punto io le pongo una domanda che lei stesso pone alla fine del primo capitolo. Le prime comunità cristiane battezzavano i bambini? Perché abbiamo detto che Giovanni il Battezzatore certamente battezzava gli adulti, anche Gesù è stato battezzato. E ecco, invece le prime comunità cristiane? Guardi, le testimonianze esplicite che noi abbiamo nel Nuovo Testamento sono unicamente di battesimi di adulti, cioè di persone consapevoli che hanno conosciuto la fede in Gesù e vengono battezzati nel suo nome. I primi battesimi cristiani sono tutti battesimi nel nome di Gesù. Solo più tardi si affermerà la formula trinitaria: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi all'inizio, diciamo, le testimonianze esplicite sono incontrovertibili, il battesimo cristiano, diciamo, tipico, canonico, classico, è il battesimo di una persona adulta che conosce Cristo e chiede di essere battezzato nel suo nome. Questo non significa però necessariamente che il battesimo dei bambini non esistesse nella comunità cristiana. Ci sono degli autori autorevolissimi, studiosi del Nuovo Testamento, come Joachim Jeremias e come Oscar Kuhlmann, per fare i nomi maggiori, i quali sostengono, e sostengono con degli argomenti niente affatto secondari o fragili, che il battesimo dei bambini era anche una forma di battesimo presente nella comunità cristiana. Diciamo, il battesimo canonico, se vogliamo chiamarlo così, del primo cristianesimo era il battesimo dei credenti. Ecco, evidentemente questo non è semplicemente una curiosità per capire qual è l'età giusta, no? Ma implica una concezione molto diversa, ecco. Il battesimo amministrato ai bambini, quando è che comincia a affermarsi? Abbiamo un'idea, insomma, sul piano storico? Sì, ma guardi, la testimonianza secondo me più evidente è quella di Tertulliano, che era contro il battesimo dei bambini e dice ai cristiani di non battezzare i bambini e di aspettare che conoscano Cristo e poi facciano questo battesimo nella piena consapevolezza della loro volontà e della loro fede. Quindi, dunque, Tertulliano si colloca alla fine del secondo secolo e all'inizio del terzo. Quindi, se Tertulliano dice, raccomanda ai cristiani di non battezzare i bambini, vuol dire che venivano battezzati. Certo. Presumo, così molto
non abbiamo delle testimonianze evidenti e sicure, ma io credo che a partire dalla metà del secondo secolo il battesimo dei bambini viene praticato ampiamente. Ma a questo proposito c'è una tesi interessante che io riproduco anche nel libro e che dico, ricordo brevemente, che è questa, cioè che il battesimo dei bambini venne introdotto nella comunità cristiana non alla nascita ma alla morte dei bambini, siccome a quel tempo, come sappiamo, certo, alta mortalità infantile, chiaro. Ecco, e quindi allora, come segno che Cristo era morto anche per questo bambino, come segno appunto di quell'appartenenza di cui parlavo poco fa, anche tu sei membro del popolo di Dio, anche se non lo sai, ma Cristo è morto per te e quindi tu sei destinato alla vita eterna, eccetera. Come segno di tutto questo si sono cominciati a battezzare i bambini che stavano morendo. Certo, certo. Basta fare una passeggiata ai Musei Vaticani, dove si vedono delle lapidi che ricordano bambini piccolissimi, sì, che morti appunto a distanza di giorni o di mesi. Ed è tra l'altro una testimonianza impressionante, insomma, questa, ma e qui immagino i genitori cristiani che sentono in qualche maniera il bisogno, no, di... Però questo non implica anche una visione un poco diversa del battesimo, cioè come un lavacro quasi materiale che ti pulisce dai peccati? C'è uno slittamento anche dei significati? Lo slittamento c'è stato molto marcato, soprattutto con Agostino, quindi siamo già avanti, siamo nel quarto, quinto secolo, quindi con Agostino, dove allora lì si afferma la teoria che era già stata accennata da altri, ma con Agostino diventa una specie di dogma che poi ha dominato tutta la storia cristiana fino al Medioevo e anche oltre, naturalmente, fino ai tempi nostri, soprattutto nella tradizione cattolica, e cioè che il battesimo toglie il peccato originale, perché Tertulliano stesso aveva detto: ma non ha senso battezzare i bambini perché non hanno peccato. Il battesimo toglie il peccato, ma il peccato che hai fatto là dove c'è la fede, naturalmente. Il peccato che hai compiuto, il bambino non ha compiuto peccato, che senso ha battezzarlo? Questo era il discorso di Tertulliano, ma Agostino risponde: no, ha senso, perché non c'è solo il peccato attuale, come viene chiamato, cioè il peccato che noi compiamo, ma c'è questo peccato ereditato attraverso la nascita, il peccato originale, e questo è il peccato che il battesimo toglie. Questo tra l'altro ci porterebbe anche molto lontano, nel senso che occorrerebbe considerare quest'idea del peccato originale, insomma, che... Ma non è una dottrina biblica. No, certo. Non è una dottrina biblica, però purtroppo ha influenzato enormemente tutta la storia cristiana, la storia del battesimo, che allora... E questo è veramente tragico, diciamo, ecco perché dico storia tormentata, perché allora, a partire da questo dogma, diciamo, che il battesimo toglie il peccato originale, il battesimo ha cominciato a essere imposto, neanche più scelto, mettiamo, dai genitori cristiani per il loro figlio come il bene maggiore che potevano fare per il loro figlio, no, è imposto e c'erano delle sanzioni terribili, soprattutto a partire da Giustiniano, dall'imperatore Giustiniano, per coloro che non battezzavano i bambini. Quindi il battesimo è diventato una legge dello Stato. Quindi ecco. Diventava poi alla fine anche un marchio politico-religioso, insomma, sì, no? Di affermazione della propria... Sì, chiaro. Senta, sì, sì. Ma quando Costantino, noi sappiamo che Costantino è stato battezzato, ma è stato battezzato
come dire, in articolo mortis. Ecco, appunto, c'era quindi anche questa idea molto materialistica, no? Del battesimo che ti pulisce i peccati, per cui tanto vale rimandarlo il più lontano possibile, in maniera tale che almeno, insomma, di fronte a Dio compariamo con delle bazzecole, insomma, così. No, ma certo, ma è subentrata tutta una superstizione intorno al battesimo, quindi perché è vero che il battesimo toglie il peccato, i peccati, ma il battesimo in Cristo, non il rito ecclesiastico, cioè i nostri peccati sono stati cancellati, sì, ma dove? Nel Golgota, nella morte di Gesù. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice siamo stati battezzati nella morte di Gesù. E io insisto su questo punto, perché è fondamentale, cioè se uno attribuisce al rito ecclesiastico i poteri che invece appartengono all'evento unico della morte, della risurrezione di Gesù, c'è uno squilibrio spaventoso, diciamo così, e si innesta, diciamo, una visione superstiziosa, magica. Siete all'ascolto di Sfogliando il giornale e in questo numero vi stiamo proponendo un'intervista al professor Paolo Ricca, autore del libro Dal battesimo allo sbattezzo, la storia tormentata del battesimo cristiano, edizione Claudiana, Torino. In tempi più recenti il battesimo ha costituito un momento di divisione anche all'interno della famiglia del protestantesimo. Sì. Pensiamo agli anabattisti, poi successivamente alle comunità battiste che hanno recuperato il battesimo praticato agli adulti. Sì. E ancora oggi c'è una differenza. No, c'è di più di una differenza. Vediamo un po'. C'è una divisione. E la divisione che riguarda tutte le chiese battiste riguarda tutte le chiese pentecostali tranne una, quella del Cile, riguarda le chiese avventiste, che sono tutte esclusivamente praticano tutte esclusivamente il battesimo dei credenti, il che naturalmente non fa una grinza, perché non c'è dubbio che il battesimo dei credenti è la forma originaria addirittura del battesimo cristiano. Quello che è problematico, a mio giudizio, e il libro vorrebbe appunto mettere in luce questo problema, è che il battesimo dei bambini viene, diciamo così, scomunicato da queste chiese, viene considerato non, addirittura non accaduto, come se non ci fosse stato, come se il nome di Dio fosse stato invocato in vano, come se le preghiere, tutto quello che accompagna un battesimo dei bambini quando è fatto seriamente, diciamo, e nella convinzione della fede cristiana, ecco, che tutto questo venga azzerato, questo è il problema irrisolto. Nel rapporto tra le chiese che praticano il battesimo, prevalentemente il battesimo dei bambini, e quelle che praticano esclusivamente il battesimo dei credenti. Professor Ricca, ma se un giorno il sinodo delle chiese valdesi metodiste a un certo punto decidesse, dopo aver letto il suo libro per esempio, che occorre introdurre il battesimo degli adulti nelle chiese valdesi metodiste, lei come reagirebbe? Io reagirei bene, l'unico punto, ma non come forma esclusiva, ecco, se il sinodo dicesse il battesimo dei credenti, degli adulti, è l'unica forma cristiana del battesimo, io mi opporrei. Se dicesse il battesimo dei
credenti è la forma originaria del battesimo cristiano e quindi ben venga, io sono sottoscrivo a quattro mani. L'unica riserva che avrei, ma non è una riserva sulla decisione, è la motivazione. Come capisci il battesimo degli adulti? Perché qui c'è forse il nodo vero del conflitto, della controversia. Che cosa è veramente il battesimo? Allora, delle due una, se il battesimo è il sacramento, chiamiamolo così per intenderci, il segno, il suggello del mio sì a Dio, cioè della mia conversione, è il sacramento della mia conversione, allora io lì ho molte perplessità. Io non credo che il battesimo sia quello. Principalmente, secondo me, il battesimo principalmente è il sacramento, cioè il segno e il suggello del sì di Dio all'uomo. Dove è stato pronunciato questo sì? È stato pronunciato al Golgota, nell'anno 30 della nostra era. Io sono stato battezzato là. Quello è il mio battesimo e il rito ecclesiastico, a qualunque età esso avvenga, è soltanto il riflesso nella storia personale di un bambino, di un adulto. Non fa una grande differenza il riflesso personale di quel battesimo avvenuto alla croce di Cristo. Questo, secondo me, è il battesimo. Quindi, qualora il Sinodo Valdese decidesse di privilegiare, diciamo così, il battesimo dei credenti, non ci sarebbe assolutamente nulla da obiettare, anzi, benissimo, purché ci si intenda sul significato del battesimo, perché se la comprensione che c'è alla base di questa decisione dovesse essere quella di interpretare il battesimo come il sacramento del sì dell'uomo a Dio, lì avrei personalmente dei forti dubbi, perché ritengo che, come ho detto, il battesimo sia il sacramento, segno e suggello del sì di Dio all'uomo. Bene, noi ringraziamo davvero il professor Paolo Ricca.